settimana santa particolare, quella che si è appena conclusa anche in Giordania, che fa parte della diocesi del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Nel regno hascemita, unico paese al mondo, da circa 45 anni le celebrazioni sono unificate con gli ortodossi. Il Natale viene celebrato seguendo il calendario gregoriano, per la Pasqua appunto si segue quello giuliano. Era una Pasqua strana, particolare, alla quale le nostre famiglie hanno partecipato dalle case. Avevano anche il libro delle celebrazioni su smartphone. Le famiglie hanno preparato la casa per ricevere questa celebrazione tramite la tavola, sopra due candele, una croce, un po' di incenso. L'atmosfera era un'atmosfera di preghiera, atmosfera di chiesa. E ringraziamo il Signore che la gente ha potuto partecipare nonostante tutto. Il Signore ha fatto da ogni casa una chiesa domestica. È più di un mese che stiamo tutti noi nel mondo, anche in Giordania, lottando contro il virus corona. Anche noi in Giordania siamo sotto coprifuoco, siamo in chiusura e perciò abbiamo fatto una Pasqua unita. Ognuno ha pregato nella sua casa e perciò le nostre case sono diventate chiese e una chiesa piena di fiducia. Una chiesa piena di speranza. Una Pasqua non solo a porte chiuse a causa della pandemia da coronavirus, ma che è diventata essenziale e semplice anche nella liturgia. Messe celebrate in chiese vuote che si sono però riempite virtualmente grazie alla trasmissione attraverso siti, pagine Facebook e televisioni. Nelle case hanno seguito la nostra celebrazione, le nostre celebrazioni e durante questa settimana santa ringraziamo Dio per la mass media, per questi siti di comunicazione che hanno facilitato la comunione fra i pastori e la gente, per dare a questa gente veramente nelle case una speranza nuova per il futuro. Noi soffriamo con tutto il mondo. Sentiamo che tutti gli uomini siamo uguali. Coraggio. Anche in Libano, da Arissa a Tiro fino a Beirut, le celebrazioni della Settimana Santa sono state trasmesse in streaming.